OS 2021 continua. Ci troviamo allo stand della SGV Service SRL, un'azienda campana che realizza prodotti per l'infusione, e siamo in compagnia del direttore generale dell'azienda, Pierpaolo Sicchinolfi. Pierpaolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Fabio, buongiorno. Allora, in cosa consiste il vostro servizio? Beh, noi abbiamo lanciato questa startup produttiva che si occupa della produzione e confezionamento di queste piccole piramidi di infusi, quindi nelle quali noi riusciamo ad inserire infusi in foglia, che possono essere dei tè, possono essere delle tisane, possono essere degli infusi di frutta, in filtro biodegradabile e compostabile. È una startup produttiva che nasce in Campania con un investimento piuttosto coraggioso, visto che nel sud dell'Italia non esistono impianti per la produzione di questo prodotto, e speriamo che possano riscuotere successo nel mercato italiano ed europeo, perché questo in realtà è un prodotto che viene consumato in tutto il mondo, probabilmente anche più all'estero che in Italia. Ecco, io spero mi scuserai, ma sono davvero rimasto folgorato dall'aroma che sprigiona questo mini filtro, che te l'ho rubato dalle mani per andarlo a sentire, a gustare, perché all'olfatto è davvero strepitoso. Che cos'è questo? L'innovazione di questo prodotto consiste proprio nella grande volumetria che noi riusciamo a sviluppare in una piramide, e quindi questo ci consente di inserire il prodotto in foglia, i pezzi di frutta, e quindi chiaramente conferire al prodotto tutte le proprietà anche organolettiche delle erbe funzionali o comunque dei tè, e quindi garantire una grande qualità, un'alta qualità, molto più alta di quella dei prodotti convenzionali da grande distribuzione, che tipicamente sono dei filtri più piccoli e quindi contengono la polvere dell'infuso e non l'infuso in foglia. Questo non è l'unico prodotto che realizzate, perché sul vostro stand ci sono diverse referenze con diverse qualità di prodotto. Sì, beh, innanzitutto direi che abbiamo creato questa startup per lavorare in private label, e quindi abbiamo sviluppato tutta una serie di possibilità di confezionare i prodotti, e quindi diamo al cliente la possibilità di scegliere tra infinite alternative di confezionamento, oltre che tra infinite miscele di infusi. A questo abbiamo aggiunto anche delle innovazioni tipiche proprio della nostra azienda, di cui una voglio proprio raccontarti qualcosa, e che ce l'ho qui con me, ed è un tè verde in particolare, ma abbiamo anche un tè nero e un infuso di frutta con le scorzette di limone di Sorrento IGP. Questo lo apro, così puoi sentire tutto l'aroma del limone e delle scorzette di limone di Sorrento. In particolare ti faccio notare che questo è un prodotto che ha la certificazione di agroqualità, e quindi è un prodotto che rispetta la filiera IGP, e quindi premia il nostro territorio campano, il nostro limone di Sorrento, ma allo stesso tempo si lega ad un prodotto internazionale, quindi pensiamo che sia un'operazione di marketing e di territorio molto interessante. Scusa, ma devo chiederti una cosa a questo punto, perché davvero mi assale il dubbio, ma questo si vende anche online? Ancora no, perché questa è un'anteprima fiera, ma questo è un prodotto che noi distribuiamo in tutti i nostri negozi, visto che siamo anche la casa madre di un franchising di negozi formata da circa 38 punti vendita, e questo lo troverete in tutti i nostri punti vendita a partire dalle prossime settimane. Io te lo chiedevo perché ora, insomma, aprendo il barattolo, ho sentito un'altra ventata inebriante, un profumo di limone impressionante. Beh, complimenti davvero per l'iniziativa. Perché siete qui a Ost? Siamo qui a Ost perché
è sicuramente la fiera di settore più importante, è la fiera che nell'ambito Coffee & Tea in Italia sicuramente ci rappresenta meglio, non solo in Italia ma anche in Europa. In particolare questa edizione per noi che siamo una startup era molto importante, perché è un'edizione certamente di ripartenza, è un'edizione nella quale appunto c'era grande attesa, c'era anche un po' di preoccupazione per la verità, però c'era anche grande attesa perché da circa 2 anni, come ben sappiamo, le fiere non abbiamo potuto farle, quindi anche noi abbiamo aspettato per il lancio di questa startup. Host certamente è la vetrina che volevamo e abbiamo investito appunto per essere qui, e devo dire che il riscontro è stato molto positivo. La tua intervista ci darà una grande mano, ma devo dire che molti clienti interessati sono passati qui dal nostro stand e quindi pensiamo di poter iniziare tante collaborazioni di fornitura. Siete alla ricerca di agenti sul territorio, concessionari, grossisti con deposito? Beh, la nostra formula è di filiera corta, per cui non usufruiremo di agenti, ma lavoreremo direttamente con le realtà che ci chiederanno la produzione. Faremo il conto terzi e quindi chiaramente saranno poi le realtà a cui noi offriremo i nostri servizi a decidere quale sia il miglior modo di affrontare la loro filiera e la loro struttura di vendita. Molto bene, allora diamo un indirizzo di posta elettronica per tutti coloro che, ascoltando questa intervista, desiderano avere maggiori informazioni ed entrare in contatto diretto con voi senza alcun impegno. Scriveteci tranquillamente a commerciale@infusipersonalizzati.com e vi risponderemo in tempi brevissimi. Pierpaolo, grazie per il prezioso contributo. Noi ci incontreremo in una delle prossime fiere e nel frattempo io avrò modo di annusare nuovamente gli odori inebrianti che sono generati da questo e dagli altri prodotti. Molte grazie davvero. Grazie a te Fabio.